Neanche una settimana fa, durante il primo incontro tra il neo direttore di ASST Valtellina e Alto Lario, Monica Fumagalli, e i sindaci dell'Alta Valle, la comunicazione. Il futuro dell'ospedale Morelli di Sondalo sarà legato ad un'interazione con il grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano. Ieri sera, a Villa Walter Fontana, storica sede dell'organizzazione Cancro Primo Aiuto, la conferma è arrivata proprio dal direttore generale del prestigioso polo ospedaliero, dinanzi ai vertici del personale medico da lui diretto. Non esistono cittadini di serie A e di serie B, ha detto Alberto Zoli. Bisogna che l'unione tra ospedale Niguarda e ospedale di Sondalo si realizzi e quest'asse Niguarda-Valtellina sarà una risposta alla crisi del reclutamento di medici e infermieri, garantendo una presenza costante di medici specialisti non solamente durante i Giochi Olimpici del 2026, ma per il futuro. In questo momento si sta vivendo una crisi per il reclutamento di professionisti, medici, infermieri e tecnici anche importante, per cui stiamo, non perché siamo ricchi, ma semplicemente abbiamo i nostri servizi coperti con personale stabile, non cooperative, per cui stiamo offrendo una copertura per la continuità di questi servizi anche su in Alta Valtellina o in Valtellina. Non possiamo però durare tanto in questa situazione, per cui comunque dovremmo vedere su chi concentrarci e come. Il tempo a disposizione è breve e questa, che di fatto segna una rivoluzione per la sanità non solamente in Alta Valle, ha bisogno di una sperimentazione con importanti investimenti in termini di lavori edili e di personale. Quella sperimentazione partirebbe nel 2025, 6 mesi prima dello start ai Giochi Olimpici Invernali. E in nome di una legacy che punta alla continuità, l'obiettivo molto ambizioso è quello di mantenere un legame forte e continuativo tra Niguarda e Morelli, tra un'eccellenza ospedaliera italiana e la SST Valtellina e Alto Lario. Si tratta di dare risposte a quelli che sono territori in crisi, perché gli ospedali attorno a noi si stanno asciugando, ha detto Zoli. Certamente con l'imminente impegno olimpico del 2026 la Valtellina ha bisogno di una continuità, in particolare sull'area di Sondalo, di una continuità già sin d'ora garantita e soprattutto della presenza fisica di medici, infermieri e tecnici in quelle località, assolutamente garantita per l'evento e precedentemente almeno 6 mesi prima, perché i test cominciano già nella seconda metà del 2025. Quindi l'ospedale di Sondalo, le case di comunità e la casa della sanità di Livigno, eccetera, sono comunque dei presidi assolutamente nel nostro mirino, nel nostro target, per poter garantire questa continuità di cui parlavo prima e soprattutto di essere preparati e ben allestiti per l'evento olimpico. A garantire i trasferimenti del personale medico tra Milano e la Valtellina, un sistema di navette. Ci saranno queste navette che andranno avanti e indietro, così riportavano i giornali, e il nostro presidente ha voluto da subito dire: beh, la prima navetta deve essere targata per Cancro Primo Aiuto, per cui sarà una navetta che trasporterà dei medici. E sicuramente le Olimpiadi, al di là dell'aspetto sportivo, creeranno un'entità sanitaria sicuramente che oggi in Valtellina non c'è, perché Niguarda, con la potenza che ha di fuoco, noi la conosciamo da 30 anni, siamo sicuri che non fallirà l'obiettivo di lasciare dopo le Olimpiadi un ospedale, soprattutto per quanto riguarda Sondalo, per il nome che deve avere un ospedale come quello di Sondalo.